Primo Re, capitolo 18. Or, molto tempo dopo, durante il terzo anno, la parola dell'Eterno fu indirizzata ad Elia dicendo: «Va, presentati ad Acab, e io manderò la pioggia sul paese». Elia andò a presentarsi ad Acab. Ora, in Samaria, c'era una grande carestia. Acab mandò a chiamare Abdia, che era il suo maggiordomo. Abdia temeva grandemente l'Eterno. Così, quando Jezabel sterminava i profeti dell'Eterno, Abdia prese 100 profeti e li nascose, 50 in una caverna e 50 in un'altra, e provvide loro pane e acqua. Acab disse ad Abdia: «Va verso il paese, verso tutte le sorgenti d'acqua, tutti i ruscelli. Forse troveremo erba sufficiente per poter conservare in vita i cavalli e i muli e non dovremo uccidere nessuno dei nostri animali». Così si divisero il paese da percorrere. Acab se ne andò per una strada da solo e Abdia se ne andò per un'altra strada da solo. Mentre Abdia era in viaggio, ecco venire incontro Elia. Abdia lo riconobbe e si prostrò con la faccia a terra dicendo: «Sei proprio tu, il mio signore, Elia?» Gli rispose: «Sono io, va a dire al tuo signore, ecco, Elia è qui». Ma Abdia rispose: «Che peccato ho fatto perché tu consegni il tuo servo nelle mani di Acab per farmi morire? Com'è vero che l'Eterno, il tuo Dio, vive, non c'è nazione e regno in cui il mio Signore non abbia mandato a cercarti, e quando dicevano: non è qui, facevo giurare il regno e la nazione che non avevano potuto trovarti. E ora tu dici: va a dire al tuo Signore, ecco, Egli è qui. Ma avverrà che, appena mi sarò allontanato da te, lo Spirito dell'Eterno ti trasporterà in un luogo a me sconosciuto. Così io andrò e riferirò ad Acab, ed egli, non trovandoti, mi ucciderà. Eppure il tuo servo teme l'Eterno fin dalla sua giovinezza. Non hanno riferito al mio Signore ciò che io feci quando Jezabel uccideva i profeti dell'Eterno, come io nascosi 100 di quei profeti dell'Eterno, 50 in una caverna e 50 in un'altra, e providi loro pane e acqua? E ora tu dici: va a dire al tuo Signore, ecco, Elia è qui? Ma egli mi ucciderà». Allora Elia rispose: «Com'è vero che vive l'Eterno degli eserciti alla cui presenza io sto, oggi mi presenterò ad Acab». Abdia dunque andò a trovare Acab e gli riferì la cosa, e Acab andò incontro ad Elia. Or, non appena Acab vide Elia, gli disse: «Sei proprio tu che metti sotto sopra Israele?» Elia rispose: «Non sono io che metto sotto sopra Israele, ma tu e la casa di tuo padre, perché avete abbandonato i comandamenti dell'Eterno e tu sei andato dietro a Baal. Perciò ora manda a chiamare tutto Israele presso di me sul monte Carmel, insieme ai 450 profeti di Baal e ai 400 profeti di Asherah che mangiano alla mensa di Jezabel». Così Acab mandò a chiamare tutti i figli di Israele e radunò i profeti sul monte Carmel. Allora Elia si avvicinò a tutto il popolo e disse: «Fino a quando tentennerete fra due opinioni? Se l'Eterno è Dio, seguitelo. Se invece Baal, seguite lui». Il popolo non rispose nulla, non rispose parola. Allora Elia disse al popolo: «Sono rimasto io solo dei profeti dell'Eterno, mentre i profeti di Baal sono in 450. Ci siano dunque dati due torelli, e si scelgano un torello per loro, lo facciano a pezzi, lo mettano sulla legna senza appiccarvi il fuoco. Io preparerò l'altro torello e lo metterò sulla legna senza appiccarvi il fuoco. Voi invocherete quindi il nome del vostro Dio e io invocherò il nome dell'Eterno, il Dio che risponderà mediante il fuoco è Dio». Tutto il popolo rispose e disse: «Ben detto».
Allora Elia disse ai profeti di Baal: Sceglietevi un torello e preparatelo per primi, perché siete i più numerosi. Poi invocate il vostro Dio, ma senza appiccare il fuoco. Così essi presero il torello che fu dato loro e lo prepararono. Poi invocarono il nome di Baal dal mattino fino a mezzogiorno, dicendo: O Baal, rispondici! Ma non si udì alcuna voce, nessuno rispose. Intanto essi saltavano intorno all'altare che avevano fatto. Ora a mezzogiorno Elia incominciò a beffarsi di loro e a dire: Gridate più forte, perché egli è Dio, forse sta meditando o è indaffarato o è in viaggio, o magari si è addormentato e deve essere svegliato. Così essi si misero a gridare più forte e a farsi incisioni con spada e lance secondo le loro usanze, fino a grondare sangue. Or, passato mezzogiorno, essi profetizzarono fino al tempo di offrire l'oblazione, ma non si udì alcuna voce, nessuno rispose e nessuno diede loro retta. Allora Elia disse a tutto il popolo: Avvicinatevi a me. Così tutto il popolo si avvicinò a lui, ed egli restaurò l'altare dell'Eterno che era stato demolito. Poi Elia prese 12 pietre secondo il numero delle tribù dei figli di Giacobbe, al quale l'Eterno aveva detto: Il tuo nome sarà Israele. Con le pietre edificò un altare al nome dell'Eterno e fece intorno all'altare un fosso della capacità di 2 misure di grano. Poi vi sistemò la legna, fece a pezzi il torello e lo pose sopra la legna e disse: Riempite 4 brocche d'acqua e versatela sull'olocausto e sulla legna. Di nuovo disse: Fatelo una seconda volta. Ed essi lo fecero una seconda volta. Egli disse ancora: Fatelo per la terza volta. Ed essi lo fecero per la terza volta. L'acqua scorreva attorno all'altare ed egli riempì l'acqua anche il fosso. Allora, in cui si offriva l'oblazione, il profeta Elia si avvicinò e disse: O Eterno, Dio d'Abramo, di Isacco e di Israele, fa che oggi si sappia che tu sei Dio in Israele, che io sono tuo servo e che ho fatto tutte queste cose per tuo comando. Rispondimi, O Eterno, rispondimi affinché questo popolo riconosca che tu, O Eterno, sei Dio e che hai fatto ritornare i loro cuori a te. Allora cadde il fuoco dell'Eterno e consumò l'olocausto, la legna, le pietre e la polvere, e prosciugò l'acqua che era nel fosso. A tale vista tutto il popolo si gettò con la faccia a terra e disse: L'Eterno è Dio, l'Eterno è Dio. Quindi Elia disse loro: Prendete i profeti di Baal, non lasciatene scappare neppure uno. Così essi li presero ed Elia li fece scendere al torrente Chison, dove li scannò. Poi Elia disse ad Acab: Risali, mangia e bevi, perché si ode già il rumore di grande pioggia. Così Acab risalì per mangiare e bere, ma Elia salì in vetta al Carmel, si piegò fino a terra e si mise la faccia tra le ginocchia e disse al suo servo: Ora sali e guarda dalla parte del mare. Egli salì, guardò e disse: Non c'è niente. Elia gli disse: Ritorna a vedere per 7 volte. Or la settima volta il servo disse: Ecco, c'è una nuvoletta grossa come una mano d'uomo che sale dal mare. Allora Elia disse: Sali e di ad Acab, attacca i cavalli al carro e scendi prima che la pioggia ti arresti. Or, in breve tempo, il cielo si oscurò con le nuvole e vento e cadde una grande pioggia. Così Acab salì sul carro e andò a Jerel. La mano dell'Eterno fu sopra Elia, che si cinse i lombi e corse davanti ad Acab fino all'ingresso di Jerel. Primo Re, capitolo 18. Acab riferì a Jezabel tutto ciò che Elia aveva fatto e come aveva ucciso con la spada tutti i profeti.
Allora Gesabele inviò un messaggero ad Elia per dirgli: «Gli dei mi facciano così anche peggio se domani a quest'ora non avrò fatto della tua vita come tu hai fatto della vita di ognuno di loro». Vedendo questo, Elia si levò e se ne andò per mettere in salvo la sua vita. Giunse a Beersheba, che appartiene a Giuda, e vi lasciò il suo servo. Egli invece si inoltrò nel deserto una giornata di cammino, andò a sedersi sotto una ginestra e chiese di poter morire, dicendo: «Ora basta, o Eterno, prendi la mia vita, perché io non sono migliore dei miei padri». Poi si coricò e si addormentò sotto la ginestra, ma ecco un angelo lo toccò e gli disse: «Alzati e mangia». Egli guardò e vide vicino al suo capo una focaccia cotta su delle pietre calde e una brocca d'acqua. Egli mangiò e beve, poi tornò a coricarsi. L'angelo dell'Eterno tornò una seconda volta, lo toccò e disse: «Alzati e mangia, poiché il cammino è troppo lungo per te». Egli si alzò, mangiò e beve, poi nella forza datagli da quel cibo camminò 40 giorni e 40 notti fino al monte di Dio, l'Oreb. Là entrò in una caverna e vi passò la notte, ed ecco la parola dell'Eterno gli fu rivolta e gli disse: «Che fai qui, Elia?» Egli rispose: «Sono stato mosso da una grande gelosia per l'Eterno, il Dio degli eserciti, perché i figli di Israele hanno abbandonato il tuo patto, hanno demolito i tuoi altari, hanno ucciso con la spada i tuoi profeti, sono rimasto solo io, ed essi cercano di togliermi la vita». Dio gli disse: «Esce e fermati sul monte davanti all'Eterno». Ed ecco passava l'Eterno. Un vento forte e impetuoso squarciava i monti e spezzava le rocce davanti all'Eterno, ma l'Eterno non era nel vento. Dopo il vento un terremoto, ma l'Eterno non era nel terremoto. Dopo il terremoto un fuoco, ma l'Eterno non era nel fuoco. Dopo il fuoco una voce, come un dolce sussurro. Or, come udì questo, Elia si coperse la faccia col mantello, uscì e si fermò all'ingresso della caverna, ed ecco una voce che gli diceva: «Che fai qui, Elia?» Egli rispose: «Sono stato mosso da una grande gelosia per l'Eterno, per il Dio degli eserciti, perché i figli di Israele hanno abbandonato il tuo patto, hanno demolito i tuoi altari, hanno ucciso con la spada i tuoi profeti. Sono rimasto solo io, ed essi cercano di togliermi la vita». L'Eterno gli disse: «Va, rifà la strada del ritorno fino al deserto di Damasco. Giunto là, ungerai Azael come re di Siria. Ungerai pure Jehu, figlio di Nimshi, come re di Israele. Ungerai quindi Eliseo, figlio di Shaphat, di Abel Menolà, come profeta al tuo posto. Così chiunque scamperà dalla spada di Azael sarà ucciso da Jehu, e chiunque scamperà dalla spada di Jehu sarà ucciso da Eliseo. Ma ho lasciato in Israele un residuo di 7.000 uomini, tutti quelli le cui ginocchia si sono piegate davanti a Baal e che non si sono piegate davanti a Baal e non l'hanno baciato con la loro bocca». Elia partì di là e trovò Eliseo, figlio di Shaphat, mentre arava con 12 paia di buoi davanti a sé, ed egli stesso si trovava con il 12° paio. Elia gli passò vicino e gli gettò addosso il suo mantello. Allora Eliseo lasciò i buoi e corse dietro ad Elia e disse: «Ti prego, lasciami andare a baciare mio padre e mia madre, poi ti seguirò». Elia gli disse: «Va e torna, perché che ti ho fatto?» Allontanandosi da lui, Eliseo prese un paio di buoi e li offrì in sacrificio. Con gli attrezzi dei buoi ne fece cuocere la carne e la diede alla gente che la mangiò. Poi si levò, seguì Elia e si mise al suo servizio. Primo Re, capitolo 19. Primo Re, capitolo 20.
Ben-Hadad, re di Siria, radunò tutto il suo esercito. Con lui c'erano 32 re con cavalli e carri. Poi salì, cinse da Serio Samaria e l'attaccò. Inviò quindi messaggeri in città da Acab, re di Israele, per dirgli: «Così dice Ben-Hadad, il tuo argento e il tuo oro sono miei, anche le tue mogli e i tuoi migliori figli sono miei». Il re di Israele rispose: «E come tu dici, o re, mio signore, io e tutto ciò che ho siamo tuoi». I messaggeri tornarono di nuovo e dissero: «Così parla Ben-Hadad, io ti ho mandato a dire che mi devi dare il tuo argento e il tuo oro, le tue mogli e i tuoi figli, ma domani a quest'ora manderò da te i miei servi che frugheranno la tua città e le case dei tuoi servi, essi metteranno le mani su tutto ciò che hai di più caro e lo porteranno via». Allora il re di Israele chiamò tutti gli anziani del paese e disse: «Guardate, vi prego, e vedete come quest'uomo cerca la nostra rovina, perché mi ha mandato a chiedere le mie mogli e i miei figli, il mio argento e il mio oro, e io non gli ho rifiutato nulla». Tutti gli anziani e tutto il popolo gli dissero: «Non dargli ascolto e non acconsentire». Acab rispose quindi ai messaggeri di Ben-Hadad: «Dite al re, mio signore, tutto ciò che hai richiesto al tuo servo la prima volta lo farò, ma questo non lo posso fare». Così i messaggeri andranno a riferire la risposta a Ben-Hadad. Allora Ben-Hadad mandò a dire ad Acab: «Gli dèi mi facciano così, anche peggio, se la polvere di Samaria basterà a riempire il pugno di tutta la gente che mi segue». Il re di Israele rispose e disse: «Ditegli, chi indossa l'armatura non si glori come chi la depone». Or, quando Ben-Hadad ricevette questa risposta, egli si trovava assieme ai re a bere sotto le tende e disse ai suoi servi: «Preparatevi ad attaccare». Così essi si prepararono ad attaccare la città. Ma ecco, un profeta si avvicinò ad Acab, re di Israele, e disse: «Così dice l'Eterno, vedi tutta questa grande moltitudine? Ecco, oggi stesso io la darò nelle tue mani e tu saprai che io sono l'Eterno». Acab disse: «Per mezzo di chi?» Quegli rispose: «Così dice l'Eterno, per mezzo dei giovani al servizio dei capi delle province». Acab rispose: «Chi comincerà la battaglia?» Il profeta rispose: «Tu». Allora Acab passò in rassegna i giovani che erano al servizio dei capi delle province, ed erano 232. Dopo di loro passò in rassegna tutto il popolo, tutti i figli di Israele, ed erano 7.000. A mezzogiorno fecero una sortita mentre Ben-Hadad stava a bere e ad ubriacarsi sotto le tende assieme ai 32 re venuti in suo aiuto. I giovani al servizio dei capi delle province uscirono per primi. Ben-Hadad mandò a vedere e gli fu riferito dicendo: «Da Samaria sono usciti alcuni uomini». Il re disse: «Se sono usciti con intenzioni pacifiche, catturateli vivi. Se sono usciti per combattere, catturateli ugualmente vivi». Così i giovani a servizio dei capi delle province uscirono dalla città insieme all'esercito che li seguiva, e ciascuno di loro uccise il suo uomo. Così i siri si diedero alla fuga, e gli israeliti li inseguirono, e Ben-Hadad, re di Siria, fuggì a cavallo con alcuni cavalieri. Il re di Israele uscì anche egli, mise in rotta cavalli e carri ed inflisse ai siri una grande sconfitta. Allora il profeta si avvicinò al re di Israele e gli disse: «Va, rafforzati e considera bene quel che devi fare, perché fra un anno il re di Siria salirà di nuovo contro di te». I servi del re di Siria gli dissero: «Il loro Dio è un Dio delle montagne, per questo sono stati più forti di noi, ma se diamo loro battaglia in pianura, saremo certamente noi più forti. Perciò fa così, rimuovi tutti i re dalla loro posizione di comando e al posto loro metti dei capitani. Metti insieme un esercito pari a quello che hai perso, con altrettanti cavalli e altrettanti carri, poi daremo loro battaglia in pianura e noi saremo certamente più forti di loro». Egli accettò il loro consiglio e fece così. Or l'anno seguente Ben-Hadad passò in rassegna ai siri e salì verso Afek per combattere con Israele.
Anche i figli di Israele furono chiamati a raccolte e provvisti di viveri. Mossero quindi contro i Siria e si accamparono di fronte a loro. Sembravano due piccole gregge di capre, mentre i Siri inondavano il paese. Allora un uomo di Dio si avvicinò al re di Israele e gli disse: «Così dice l'Eterno, poiché i Siri hanno detto l'Eterno è Dio delle montagne e non è il Dio delle valli, io darò nelle tue mani tutta questa grande moltitudine e voi conoscerete che io sono l'Eterno». Per 7 giorni stettero accampati gli uni di fronte agli altri, ma al 7° giorno si attaccò battaglia e i figli di Israele uccisero in un sol giorno 100.000 fanti siriani. I superstiti fuggirono nella città di Afek, dove le mura caddero su 27.000 superstiti. Anche Ben-Hadad fuggì e andò nella città a nascondersi in una stanza interna. I suoi servi gli dissero: «Ecco, abbiamo sentito dire che re della casa di Israele sono re clementi. Mettiamoci quindi dei sacchi intorno ai fianchi e delle corde al collo e usciamo incontro al re di Israele. Forse egli ti lascerà in vita». Così essi si misero dei sacchi intorno ai fianchi e delle corde al collo, andarono dal re di Israele e dissero: «Il tuo servo Ben-Hadad dice, ti prego, lasciami in vita». Acab rispose: «È ancora vivo? Egli è mio fratello». Quegli uomini presero questo come segno di buon auspicio e si affrettarono a chiederne la conferma dicendo: «Ben-Hadad è dunque tuo fratello?» Egli rispose: «Andate a prenderlo». Così Ben-Hadad si recò da Acab, che lo fece salire sul suo carro. Allora Ben-Hadad gli disse: «Io restituirò le città che mio padre tolse a tuo padre, e tu potrai stabilire mercati in Damasco, come mio padre aveva fatto in Samaria». Acab disse: «A questo patto ti lascerò andare». Così Acab fece un patto con lui e lo lasciò andare. Allora uno dei figli dei profeti disse al suo compagno per ordine dell'Eterno: «De, colpiscimi!» Ma questi si rifiutò di colpirlo. Allora il primo gli disse: «Poiché non hai obbedito alla voce dell'Eterno, ecco che appena ti sarai allontanato da me, un leone ti ucciderà». Così, non appena si fu allontanato da lui, un leone lo incontrò e lo uccise. Poi il profeta trovò un altro uomo e gli disse: «De, colpiscimi!» Questo lo percosse e lo ferì. Allora il profeta andò ad aspettare il re sulla strada, camuffatosi con una benda sugli occhi. Come il re passava, gli gridò e disse: «Il tuo servo era entrato in mezzo alla battaglia, quando ecco uno si trasse in disparte e mi condusse un uomo dicendomi: custodisci quest'uomo, se mai venissi a mancare, la tua vita pagherà per la sua, oppure pagherai un talento d'argento. Mentre il tuo servo era occupato qua e là, quel tale scomparve». Il re di Israele gli disse: «Ecco la tua sentenza, l'hai pronunciata tu stesso». Egli allora si tolse in fretta la benda dagli occhi e il re di Israele si rese conto che era uno dei profeti. Il profeta quindi disse al re: «Così dice l'Eterno, poiché ti sei lasciato sfuggire di mano l'uomo che io avevo votato allo sterminio, la tua vita pagherà per la sua e il tuo popolo per il suo popolo». Così il re di Israele tornò a casa sua triste e adirato e si recò a Samaria. Primo Re, capitolo 20.